qualcuno ha voglia di fare una domanda, proporre una riflessione, dire due parole, il microfono è qui a disposizione ed è aperto. Da questo punto di vista, e cioè è il profilo finanziario, perché penso sia a conoscenza di tutti che i prodotti agricoli vengono trattati nelle borse di tutto il mondo, sono futures, cioè si scommette sulla produzione di grano, sulla produzione di mais, sulla produzione di qualsiasi prodotto agricolo, ma non di questa stagione, dei prossimi 5 anni, e quindi questo determina l'aumento spropositato dei prezzi dei prodotti agricoli che poi non troviamo sui nostri supermercati. E questo è un aspetto. Poi c'è a livello mondiale il land wrapping, la predazione dei territori agricoli, predazione che avviene da parte di potenze economiche come gli Stati Uniti, piuttosto che la Cina, piuttosto che i paesi arabi, perché hanno bisogno di territori per produrre, per l'aumento delle loro popolazioni, e quindi pagano con valuta pregiata i governi, non so, di Etiopia piuttosto che di altri paesi africani, questi danno in affitto per 30 anni i loro territori, costringendo i contadini locali a migrazioni forzate e creando carestie. Questi sono due aspetti che ci devono fare riflettere profondamente. Bisogna riuscire a trovare il modo per introdurre delle regole a livello di mercato globale, regole che riguardano la trattazione dei frutti agricoli, per impedire questa continua speculazione. Ecco, questa è la mia domanda. Un sacco di cibo, troppo, rispetto a quello che mangiamo. Allora, e peraltro, recentemente il ministro Catania ha avanzato una proposta di legge con la quale si cerca di limitare lo sfruttamento della risorsa suolo e l'agricoltura, sostenendo anche il fatto che l'Italia non è capace di produrre cibo a sufficienza per la propria popolazione. Detto tutto questo, è giusto sostenere l'economia italiana e europea dopando anche o drogando il mercato agricolo, insomma, perché appunto viene incentivato per produrre del cibo che comunque ci sarebbe già a livello mondiale. Sì.
prima domanda, questi due elementi è assolutamente la verità descritta in estrema sintesi con, anche con efficacia. C'è un elemento speculativo sulle derrate alimentari che sfugge addirittura alla governance internazionale. È uno dei grandi problemi che ha la governance internazionale, di poter fermare queste forme speculative impazzite. Ed è il problema che è lì davanti a tutti, perché la liberalizzazione del commercio genera anche questo, cioè, tutti che peano commercio libero, poi dopo ci troviamo in queste situazioni. L'altro corno, quello del land grabbing, è un corno che è in questo momento la vergogna planetaria più cogente che abbiamo davanti ai nostri occhi. Guardate, il vecchio colonialismo con Beati non è perfido come questo, perché questa perfidia è incredibile. Non solo, non è che pagano molto i governi, sono governi canaglia che mettono a disposizione anche per 100 anni questi terreni. Stiamo già parlando di oltre 60 milioni di ettari in Africa, già dati in concessione India, per fare nome, India, Cina, Emirati Arabi e multinazionali. Praticamente l'Africa non ha il catasto, neanche quello napoleonico, niente, non c'è mai stata una descrizione catastale. Per tradizioni, molte tribù di pastori, nomadi e anche contadini stanziali usufruivano di ampi terreni per tradizione, portavano i loro armenti, il papà, il nonno e il padre del nonno. Dall'oggi a domani si trova senza niente, perché non è più terra che loro possono né coltivare né portare alla pastorizia. È una violenza inaudita nei confronti di questa umanità. E che cosa succede? Succede che questa gente qui è alla disperazione. E attraversa prima, se è dell'Africa subsahariana, tutto il deserto. E lì non abbiamo la contabilità di quanti muoiono nel deserto. Quando arrivano alle sponde dei nostri mari, va bene? Lì abbiamo una parvenza di contabilità di quanti muoiono su questi barconi. Ma è la disperazione causata da questa forma di neocolonialismo imperante, che se non si ferma, la comunità internazionale non lo ferma, è un crimine assoluto, assoluto. E pensate che fino a poco tempo fa c'era chi teorizzava che quei barconi bisognava anche sparargli addosso. Pensate che siamo arrivati a questo punto. Abbiamo anche perso la memoria del fatto che quel mare, dove oggi muoiono i neri, quel mare è il mare dove morivano i nostri nonni. Perché il 6 agosto del 1906, sulle coste di Cartagena, vicino alla Spagna, il Sirio, un bastimento carico di 500 piemontesi, va bene, è affondato. E nel 1927 la principessa Mafalda, sulle coste del Brasile, è affondato perché era pieno di emigranti veneti. La vita che facevano i nostri nonni era questa, quella che oggi fanno i neri per arrivare qui. E se noi non abbiamo la capacità di capire che lo fanno anche per queste forme di colonialismo, non abbiamo capito niente di come gira il mondo. Allora, lo scorso anno noi abbiamo lanciato una campagna per 1000 orti in Africa, che abbiamo concluso quest'anno, e formando anche degli agronomi, perché è molto importante che quel tipo di agricoltura lì sia fatta con sementi tradizionali autoctone africane, e che quindi ci sia questa. Adesso quest'anno a Terra Madre
rilanceremo 10.000 orti in Africa. Cioè l'Africa, anche con questi piccoli elementi simbolici, ma che quando cominciano ad essere 10.000 non sono più tanto simbolici, deve riacquistare la capacità di produrre. C'è un'altra questione per cui l'elemento dell'orto è strategico, perché l'orto che io metto qui in questo comune ben praticato a livello individuale, ho fatto quattro passi, vedevo un orto di qua, un orto di là, fantastico! La sovranità alimentare parte dall'orto. Poi mi ha detto che fanno un orto sociale, un orto comune, bellissimo, bellissimo. È la cosa più bella che potete fare. E anche in Africa sarà determinante, e sarà determinante nel mondo. Vi spiego, nel 2008 è avvenuto un fatto, per la prima volta nella storia dell'umanità, le popolazioni delle città sono più numerose che quelle della campagna. Questo andrà avanti. Si calcola che entro 20 anni le metropoli con più di 10 milioni di abitanti saranno 180 nel mondo. Oggi sono una quarantina. 180. Questo cosa significa? Che in gioco forza bisognerà creare un'agricoltura urbana o periurbana. E per questo che in questo momento, anche con le nostre comunità di terra madre, nelle grandi metropoli africane, Nairobi, stiamo realizzando degli orti nei sacchi. Guardate, l'avete già sentita questa qui degli orti nei sacchi? Sono orti, dei sacchi grossi così, alti un metro e mezzo. In mezzo c'è le pietre che consentono il drenaggio dell'acqua. Sopra, vedi, sopra questo enorme sacco, escono fuori le verdure e anche dai petti laterali, ecco, che ti esce una melanzana di qua, qualcosa di là, eccetera. Ognuno di questi orti dà da mangiare a quattro persone. Il problema dell'Africa, che ha l'AIDS, non si esce dall'AIDS solo con le medicine, bisogna uscire con l'alimentazione. Allora questo concetto di reagire all'AIDS, da un lato con la buona pratica degli orti, dall'altro con la denuncia di queste cose, dall'altro anche con la fraternità nel capire che questa gente viene da noi e in che stato viene da noi per responsabilità di molte realtà che sono anche dipendenti da noi, è una delle grandi opzioni di questo secolo. Se noi non capiamo questo veramente, ha poco rispetto per la nostra memoria. Sulla domanda che ha fatto molto interessante, io vorrei dire questo: la sovranità alimentare è il bene più prezioso di un popolo, di qualsiasi popolo. Chiunque pensi di fare a meno della sovranità alimentare si mette in una condizione di sudditanza politica negli anni a venire che sarà gravissima, gravissima. Ragion per cui la questione non è di produrre di più, la questione è di implementare l'agricoltura locale, che nel locale noi possiamo rispondere anche a quella domanda speculativa, possiamo anche rispondere a quelle situazioni di follia per cui pagano niente e paghiamo caro. E qui lo dico con estrema chiarezza, è molto più importante implementare in questa fase l'agricoltura locale, anche di tipo convenzionale, che avere tanto biologico che attraversa i continenti. Valorizziamo l'agricoltura locale, se ci sono contadini sul territorio stabiliamo rapporti, facciamo in modo che la produzione sia il massimo possibile vicino, che accorciamo queste filiere. E in quel modo possiamo rispondere alla sovranità alimentare. È ovvio. Qui potremmo aprire altri ragionamenti, uno dei quali, lo dico, poi mi fermo, ma sono convinto di avere un editorio sensibile su questo. Guardate che noi non possiamo continuare a consumare carne come stiamo facendo in questo momento.
Gli italiani sono a 95 kg di carne pro capite all'anno, gli americani 125 kg. Se salta in testa ai cinesi, tanto per dire, e agli africani e a tutti quegli altri paesi di avere consumi di carne come questo. Basta solo il cannibalismo. Ma non bastano 5 continenti! Ma noi qui stiamo andando avanti a manetta con sto mais da dargli da mangiare a ste bestie. Moderare il consumo di carne, questa è una delle opzioni, ma anche per la nostra salute. Allora, rivalutare le proteine vegetali rispetto alle proteine animali che sono diventate troppo intensive è una questione di educazione, è una questione di strategia. Di questo dovrebbe anche occuparsi la politica, agevolare queste trasformazioni, accompagnarle, rendere sensibile con informazione, con le etichette, con tutto quello che è possibile. In mancanza di questo governiamo il locale. Sul locale abbiamo la vera democrazia partecipativa, nel locale, con questi amministratori, con chi ha questa sensibilità, noi possiamo cambiare le cose. Abbiamo tempo ancora per un'altra domanda, per cui se qualcuno vuole cogliere, ecco qua. Volevo dare rassicurazione da anche prima. Ho sentito in questi giorni che il governo Monti cerca di legiferare contro la libera circolazione delle sementi tradizionali. Sì, e nello stesso tempo anche di tirare via i vantaggi dati a chi pratica i prodotti chilometri zero, perché ledono il libero mercato. Volevo una rassicurazione su questo. Avessi il potere di rassicurarti, lo farei subito. Come dobbiamo avere capacità anche di mobilitarci, di denunciare questo stato di cose. Questo discorso sulle sementi tradizionali va combattuto. Guardate, proprio ieri a Bruxelles è stato uno degli elementi centrali che abbiamo affrontato nel Parlamento europeo con il commissario Ciolos, con tutti gli europarlamentari. E abbiamo detto chiaramente che le sementi tradizionali non possono soggiacere a logiche di distribuzione e di vendita come le sementi, quelle che sono funzionali a certo tipo di industria sementiera. Quindi noi dobbiamo assolutamente tenere la barra ferma e il governo Monti se ne faccia una ragione, perché questa roba qui non possiamo tollerarla. Le sementi tradizionali sono patrimonio delle nostre comunità, sono patrimonio come le nostre chiese, come le nostre piazze. Per quanti anni queste sementi sono passate di padre in figlio, con anche ingegnerie, con ingegnerie tecnologiche, perché la tecnologia è anche questo, è anche saper fare, che per generazioni ha determinato tante sementi che sono patrimonio delle nostre comunità. E l'altra questione invece è quella del libero mercato. Certo, noi dobbiamo costruire un mercato locale che si contrapponga a una logica fasulla di libertà del mercato, però questo dipende da come ci muoviamo noi. Guardate, la nostra capacità d'acquisto può diventare un'arma potentissima. Vi dico che cosa è successo in Olanda. In Olanda 15 giorni fa il più grande supermercato ha deciso che applicava 2% di sconti, va bene? Ovviamente se avesse fatto 2% di sconti per i consumatori, già può. No, 2% di sconti da far pagare ai contadini. I giovani di Slow Food si sono mobilitati in tutta l'Olanda e hanno messo degli adesivi 2% su tutti i prodotti di quel supermercato. E in 15 giorni ha cambiato subito, ha cominciato a pagare.
La logica del libero mercato, se si traduce nello sfruttamento dei contadini, non è libero mercato, è una forma di rapina, bisogna fermarla. E quindi il governo Monti se ne faccia la ragione. Io penso che questo ministro dobbiamo lavorare perché possa essere sensibile su queste cose, anche perché la comunità europea sta venendo a patti su questo fronte e abbiamo anche delle cose nuove, interessanti. È certo che bisogna fare battaglia, non bisogna mai stare a dormire sugli allori.